Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlerò di 5 utilissimi accessori per quando fate video in vacanza o alla gita fuori porta della domenica. Comunque accessori che sono indispensabili per fare video di qualità. Quindi adesso andiamo a guardarli da vicino. La parte interessante di questi accessori che sono tutti stampati in stampa 3D. Gli accessori che stiamo per guardare sono questi. Il primo, secondo me, il più utile e il più figo, soprattutto per chi fa video per YouTube e quindi tante volte è da solo e non può avere l'aiuto di qualcuno che lo riprende, quindi deve fare tutto da solo, la cosa più utile secondo me è questa. Allora, lo so che si vedono nei vari video le fasce che si mettono in testa e poi davanti c'è la GoPro o qualsiasi action cam che si attacca davanti, però è una soluzione che a me proprio non piace, perché queste quattro fasce sembrano le fasce delle sedie elettriche, cioè non si possono proprio vedere, non le sopporto. Quindi ho cercato una soluzione, la soluzione migliore che ho trovato è stata questa e secondo me è venuta benissimo. Quindi abbiamo sul nostro cappello, che possiamo comprarci quello che vogliamo, che abbiamo già, montare il supporto e sopra il supporto montare, in questo caso ho montato una Sony AS50 perché è l'action cam che uso io, ma si può montare una GoPro o qualsiasi altra action cam, basta stampare il supporto per fissarla. Qua abbiamo la vite di regolazione che smolliamo o stringiamo per inclinare la nostra action cam. Quindi la possiamo mettere con il grado di inclinazione che più preferiamo e secondo me questo effetto è migliore delle quattro fasce, cappello più action cam. Il risultato è ottimo e secondo me esteticamente molto più bello delle quattro fasce da sedia elettrica. Quindi valutate voi, io le quattro fasce proprio non le sopporto. Un altro accessorio secondo me utilissimo per fare riprese con l'action cam è questo, sempre stampato in stampa 3D, quindi una normale impugnatura con la regolazione della nostra action cam come più preferiamo. Qua abbiamo una comoda vite sempre stampata in stampa 3D per rallentare e togliere velocemente l'action cam. Quindi anche questo secondo me è un prodotto utilissimo per chi fa riprese con action cam per YouTube o anche per video amatoriali. Utilissimo e pratico. Il terzo accessorio di cui voglio parlarvi adesso è una semplice scatoletta, che è questa. Una scatolettina semplicissima, sempre fatta in stampa 3D, però contiene le batterie delle nostre action cam. Quindi protegge le nostre batterie, possiamo metterci la scatoletta in tasca, non rischiamo di rovinare le batterie o i contatti delle batterie. Ne tengo dentro due, ok, comodissima, e le batterie qua rimangono protette, occupano poco spazio, quindi un accessorio semplice, pratico e utile. Il quarto accessorio di cui voglio parlarvi adesso è il fiore per la luce delle nostre macchine fotografiche. Anche questo l'ho stampato in stampa 3D, lo monterò sulla mia Canon EOS 200D, che è quella che in questo momento ci sta riprendendo. Il risultato anche qua ottimo, ovviamente uno poteva comprarselo, però ho preferito stamparmelo perché comunque stamparselo dà sempre tanta soddisfazione. Il quinto ed ultimo accessorio di cui voglio parlarvi adesso, secondo me, è il più figo di tutti. È questo. Un manico che sembra quello di una pistola, la cover per l'action cam subacquea, e con questa possiamo fare riprese in piscina, al mare, in spiaggia. La telecamera è protetta dalla sua cover, antitutto. Il manico in plastica, quindi resiste a tutto, impugnatura comodissima, cioè ditemi voi se questa non è una figata di accessorio, indispensabile secondo me in spiaggia, al mare, in piscina o ovunque voi vogliate, comunque sotto l'acqua, quando piove, questo è eccezionale. Il risultato secondo me della stampa ottimo, ma è un accessorio che si trova in vendita anche questo, se uno lo vuole comprare non stampato, però ripeto, stamparselo dà la soddisfazione massima e il risultato devo dire che è ottimo. Gli accessori sono questi, stampati con la stampa 3D. Se il video vi è piaciuto lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, condividete il video e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!